Ristorante da Chiregas. Con bontà e risparmio siamo aperti tutto l'anno. Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Andiamo a vedere quali saranno le condizioni previste per queste festività natalizie ormai alle porte, iniziando ad osservare la situazione. Come possiamo vedere dalla grafica, questa è un'immagine che rappresenta le temperature previste a 1400 metri per la serata del giorno di Natale. E come possiamo vedere, la nostra penisola è interessata da un flusso di aria fredda in discesa dal nord Europa, che produrrà proprio per il giorno di Natale, la giornata di Santo Stefano, un calo delle temperature. Nella giornata della vigilia di Natale, inoltre nella serata della vigilia, il passaggio veloce di un debole fronte freddo determinerà un temporaneo peggioramento associato anche a locali precipitazioni nevose sulle zone interne. Vediamo quindi le condizioni previste per la giornata di venerdì. Avremo sul nostro territorio provinciale un cielo generalmente poco nuvoloso variabile, anche se nel corso della giornata tenderanno ad aumentare le nubi di tipo alto stratificate, specie sulle zone interne. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza dal pomeriggio a disporsi dai quadranti occidentali. Mare generalmente poco mosso. Le temperature per venerdì saranno stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi. Avremo ancora un clima invernale su tutte le zone, con valori attorno allo zero o anche localmente inferiori nelle vallate interne, dove si potranno verificare ancora moderate gelate. Vediamo le condizioni previste per la giornata di sabato, quindi per la vigilia di Natale. Avremo un cielo inizialmente poco nuvoloso variabile su tutte le zone, per nubi alto stratificate. Nel corso del pomeriggio, come segnalato dalla grafica, avremo un graduale aumento delle nubi ad iniziare dai settori settentrionali, in diffusione dal tardo pomeriggio e in serata a tutte le zone. Questo aumento della nuvolosità sarà associato a deboli precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere nevoso sulle aree collinari interne, inizialmente oltre i 6-700 metri, in ulteriore calo nel corso della serata fino attorno ai 4-500 metri. I fenomeni comunque saranno generalmente di debole intensità e tenderanno ad attenuarsi poi nel corso della nottata. I venti inizialmente moderati occidentali tenderanno a disporsi da nord nel corso della serata, tendenti anche a rinforzare. Il mare generalmente mosso. Le temperature previste per la giornata di sabato saranno stazionarie, con valori massimi attorno ai più 8 più 10 gradi sulle aree pianeggianti. Clima ancora piuttosto fresco nelle prime ore del mattino, con possibili brinate notturne anche in pianura. Nel corso della serata poi l'afflusso di aria fredda, come detto, favorirà un graduale calo dei valori termici. Per domenica 25, quindi il giorno di Natale, avremo inizialmente un cielo da variabile a parzialmente nuvoloso, con nubi un po' più intense ancora nelle prime ore del mattino sui settori interni e sulle aree meridionali, dove non escludiamo qualche fiocco di neve oltre i 500-600 metri. Nel corso della mattinata si faranno strada ampie e schiarite ad iniziare dalla costa, in diffusione dal pomeriggio a tutte le zone, fino a cielo generalmente sereno, poco nuvoloso in serata. I venti moderati dai quadranti settentrionali e il mare generalmente mosso, anche se con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata. I valori termici, grazie appunto all'afflusso di aria via via più fredda dai quadranti settentrionali, saranno in generale diminuzione, specie sui rilievi sulle aree interne, dove il clima sarà prettamente invernale con massime a 500 metri attorno ai più 2 più 3 gradi. Vediamo infine le condizioni previste per la giornata di Santo Stefano. Il nuovo graduale aumento del campo barico favorirà condizioni di tempo stabile su tutte le zone, quindi avremo un cielo generalmente sereno, localmente poco nuvoloso sulle aree appenniniche. I venti saranno ancora deboli dai quadranti settentrionali e il mare poco mosso. Le temperature per la giornata di lunedì 26 saranno in lieve calo nei valori minimi. Avremo un clima invernale con diffuse brinate e gelate notturne nelle vallate interne appenniniche. I valori massimi saranno stazionari e si attesteranno attorno ai più 7 più 8 gradi sulla costa, un po' più freddo sulle aree interne con valori attorno ai più 4 più 5 gradi. Vi ricordo appunto anche per la giornata di lunedì, viste anche le nevicate dei giorni scorsi, che saranno aperti gran parte degli impianti della nostra provincia, quindi viste le buone condizioni meteo sarà una giornata ideale da trascorrere anche sulle piste da sci. Con questo concluso vi auguro tanti auguri di buon Natale a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento.